Undicesima edizione del Festival d'Estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona, iniziata domenica 30 luglio con la prima delle tre serate. Il concerto è stato preceduto dalla presentazione del libro di Giovanna Lullo dal titolo Vivere di parole, i racconti editi ed inediti di Claudio Claudi, in cui sono raccolti con edizione critica gli scritti del poeta e scrittore nato proprio a Serra Petrona nel 1914 e morto a Roma 51 anni fa. Qui con noi il presidente dell'omonima fondazione, Massimo Ciambotti, con cui parliamo però dell'evento inaugurale che è la presentazione di un nuovo scritto dedicato alle opere edite ed inedite proprio di Claudio Claudi. Sì, è il secondo volume di questa collana editoriale che abbiamo voluto attivare con la Franco Angeli Editore, un editore nazionale molto importante. È stata un po' una scommessa perché comunque dopo il lavoro di sistemazione dell'archivio noi ci siamo accorti di una grande disponibilità, insomma, di volumi, di scritti, di racconti, di opere filosofiche eccetera, quindi ci è venuto in mente che potesse essere non solo oggetto di uno studio scientifico accurato, diciamo, per le varie sezioni, ma anche appunto di un fonte di una collana editoriale vera e propria, diciamo, di pubblicazioni. Ora siamo arrivati a questa seconda pubblicazione molto importante perché raccoglie tutti, sono più di 30, 33 scritti inediti, più gli scritti già editi negli anni 50, 60 presso alcune riviste di letteratura italiana. Il libro di volume di Giovanna Lullo, intitolato Vivere di parole, è un'opera molto importante, molto interessante, perché per la prima volta appunto viene raccolto in un corpus unitario tutti gli scritti. Sono racconti, alcuni brevi, altri un pochettino più lunghi, sono molto godibili, sono veramente di facile lettura, insomma è anche una lettura piacevole, devo dire anche divertente in alcune parti. E parla anche del nostro territorio, anche di Serra Petrona, sotto un nome, diciamo, diverso, mascherato, ma insomma anche di Serra Petrona. E niente, quindi noi proseguiamo questo lavoro editoriale che è, ripeto, molto importante perché l'archivio è molto ricco, quindi stiamo sfruttandolo e pian piano usciranno poi anche gli altri volumi. Giovanna Lullo è autrice del libro dal titolo Vivere di parole, i racconti editi ed inediti di Claudio Claudi, che è stato presentato proprio quest'oggi qui all'interno di Palazzo Claudi. 9 i racconti editi, 33 quelli inediti. Un percorso il tuo che ha voluto riscoprire gran parte della sua storia anche bibliografica. Esatto, e io ho iniziato questo lavoro nel 2016 con una tesi di laurea magistrale sui racconti inediti e, diciamo, il lavoro è proseguito poi con lo studio e l'approfondimento dei racconti editi, che ha permesso di far venire in luce i temi principali della narrativa claudiana, che girano attorno alla realtà e il sogno, quindi alla dimensione del fantastico, alla dimensione del femminile appunto, e ad altri molteplici, appunto, temi che potete ampiamente ritrovare all'interno di questo volume. Un lavoro, una raccolta anche molto introspettiva. È una raccolta che parla soprattutto di Claudi. Claudi nomina questi racconti come racconti brevi per una volontà, cioè quella di raccontare della sua vita. Successivamente lui darà un titolo più preciso a questi racconti, ma sappiamo, diciamo, che la veste è soprattutto autobiografica.